Ciao, video dei prodotti finiti. Allora, è da tanto che non registro un video di questo genere. L'ultimo video che avete visto, tra l'altro, ero ancora vestita con una maglia di lana, quindi insomma, questa cosa della registrazione dei video mi sta sfuggendo un po' di mano, faccio passare troppo tempo da uno all'altro. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere sul discorso del caldo, perché ormai lo sappiamo tutti. Non perdiamoci in chiacchiere sui miei capelli, che ormai hanno deciso di convertirsi al crespo più selvaggio, quindi praticamente ormai ho questa corona di santità di crespo, e quindi cominciamo subito con i prodotti finiti. Il primo è un sapone per le mani allo zenzero che io ho trovato alla Lee, che è supermercato a Lee. Però sì, insomma, mi è piaciuto. Io non amo molto le confezioni troppo grandi perché mi durano troppo e mi stufano. Quindi sì, è stato buono, però ecco, adesso si cambia. Poi, gel doccia detergente. Questo l'avevo comprato ancora tanto tempo fa di Delidea. Praticamente erano quelli della serie Happy Hour, questo è al lime. Sia questo che quello al chinotto, io li avevo provati, ma non mi piacciono. È un gel troppo che va via dalle mani, quindi non lava neanche in maniera bella potente, quindi soprattutto anche in questo periodo quando uno suda. Lo so che adesso è un, come si dice, un tabù dire che si suda, comunque non deterge particolarmente bene. E quindi assolutamente non ve lo consiglio, né questo né quello al chinotto, anche perché hanno un costo abbastanza elevato per essere doccia schiuma da 250 ml. Poi ho terminato, ma cioè, vabbè, lo sto finendo adesso, questo saponcino di Nivea. Questo era il Naturally Clean, quello rinfrescante. Io avevo utilizzato anche quello rosa e sto utilizzando, appunto, e finendo questo azzurro. Mi piacciono tantissimo, mi sono ricreduta sul discorso dei detergenti solidi. Io ho provato solamente questi due in realtà. Fanno una schiumina molto molto delicata, che pulisce molto a fondo la pelle, lascia la pelle morbida, non irritata, non secca. Devo dire che è veramente un prodotto ottimo. L'unica cosa che per me è scomodissima è il discorso che è un sapone, quindi per me tutto quello che è da lasciare all'aperto, da far asciugare, dopo devi sciacquarlo dalla schiuma perché sennò rimane impiastricciato di schiuma, insomma non mi piace molto tutto il discorso che ci sta dietro. Comunque è un prodotto validissimo, spesso si trovano anche in offerta, si trovano dappertutto, costa sui 4,90 € ma anche a 3,50 €, quindi ottimo. L'unica conferma che ho per quanto riguarda i deodoranti è questo, il Neutro Roberts fresco zero sali. Questo che è il classico 48 ore, oppure quello al profumo di sapone, sono gli unici due deodoranti che durano durante l'estate per me. Quindi ormai ho deciso che vado solo di questi, sia per me che per Francesco, ne stiamo consumando a tutta lei. Si trovano spesso anche in offerta, quindi mi piace questa versione. Però, perché adesso sto provando quella nella nuova confezione Eco Vap o una cosa di questo genere, no, non mi piace tantissimo. Questo l'avevo provato per provare un'alternativa al Neutro Roberts, ma devo dire che anche questo non è male, anche questo è una valida alternativa. Il profumo mi piace tantissimo, mi ricorda tanto i miei anni passati quando mia nonna mi regalava i kit, che facevano ancora i kit dell'Infasil dentro quei beauty dove c'erano i prodotti Infasil, e anche questo è molto buono. Questo è sempre con antimac, non c'è specificato qui, però è sempre senza sali di alluminio, anche questo ottimo. Poi questo gel detergente, no, non è un gel detergente, questo doccia schiuma turmeric e argan oil, l'avevo trovato dentro un calendario dell'avvento almeno di 2 anni fa. Questo appunto era argan, olio di mandarino, turmeric e estratto di papaya. Non andrei mai a spendere dei soldi per questo prodotto. Il profumo non mi piace, praticamente inesistente. Credo che si possa trovare al DM adesso, questa marca, no, non è consigliata. Shampoo Collagen Power di Balea, questo della linea Professional,
Questo appunto per capelli fini e senza volume. Io questo non l'ho comprato in Italia, quindi boh, credo che ci sia anche in Italia a questo punto, perché l'ho già preso parecchi diversi anni fa in Germania. Tornerò in Germania a fine agosto. Sto già mettendo via le borse praticamente per fare le spese. È uno shampoo abbastanza buono, diciamo che ultimamente io con gli shampoo non sto avendo grandi successi, sto provando una serie diversa di shampoo da biologici, costosi, non costosi, eccetera, ma sinceramente non sto trovando per niente quello adatto a me. Poi, questa è la spuma, quella di Yves Rocher, questa è la Pure Algue. Quella per pelli normali e miste, ossigenante con microalga. Questi prodotti costano intorno ai 7-8 euro, poi ci sono sempre i kit, gli sconti, le cose varie. Boh. Allora, mi è piaciuta molto come prodotto. Il profumo anche mi piace, un po' tipico delle profumazioni di Yves Rocher. Che cosa devo dirvi? Il problema è che secondo me costano troppo, cioè a fronte di una spuma buona con abbastanza un buon inci, secondo me costano abbastanza, cioè non danno quella cosa che ti fa dire urpò, vado a prenderla perché assolutamente ne valsa la pena. Per me io non l'ho provato, ho avuto piacere, mi è piaciuta, però 7 euro, 8 di una, anzi credo anche costi di più, quindi niente. Poi butto questa cremina di Balea. Questa era un contorno occhi, per un contorno occhi decisamente âgé, perché credo fosse oltre i 60 anni, perché appunto qui ho spesso la zona abbastanza segnata, soprattutto durante l'inverno, quando appunto lavoro. Allora vedete che la scuola è finita. Praticamente non esistono creme migliori come il non lavorare, cioè se ci fosse una crema che chiamata non lavorare, avrebbero sbancato, cioè si rinasce quando un po' di abbronzatura, un po' di riposo in più, si rinasce, quindi alla fine basta non lavorare. No, scherzo. Comunque, allora durante l'anno ho spesso il contorno occhi segnato, perché ovviamente le giornate sono lunghe e ci si segna di più. Avevo preso questa con calcio per cercare di evitare un po' queste borse, no, borse, uff. Ragazzi, allora, per rimediare a questi segni di gallina che avevo qui, ma è un prodotto veramente pastosissimo. Cioè, va bene, ok, dici Daniela, avevi esagerato a prendere questa cosa. Cioè, è veramente pastosa, vi lascia questa piastra di crema. Aveva anche un profumo che non mi piaceva, cioè forse era andato anche a male, perché io sto cercando adesso di terminare tutte le scorte che ho. Perché mi sono resa conto che devo avere un approccio diverso agli acquisti, anche se andrò a Monaco appunto a fine agosto, quindi bypasserò questa decisione che ho adesso, mi dimenticherò di queste mie decisioni, ma sto cercando adesso di tenere un po' a freno gli acquisti, perché se no, vedete, vanno male o comunque non sono più performanti, quindi ecco. Vabbè, allora, questo invece è un balsamo da 99 centesimi che è ottimo. Allora, un balsamo che vi lascia la profumazione sui capelli, un balsamo che districa, un balsamo che idrata, un balsamo che fa il suo lavoro e un balsamo con un inci tutto sommato accettabile, anzi molto più che accettabile rispetto ad altri shampoo, balsami che si trovano in giro, quindi decisamente un balsamo che dura negli anni, ma ha anche il suo perché. Poi, abbinato allo shampoo, c'era anche il balsamo Collagen Power. Abbastanza. Intanto a me gli shampoo piacciono che profumino. Ok, non dovrebbero profumare perché eccetera, però insomma, no, dai, non lo riacquisterò questi qua. Poi, una crema per il sole che avevo usato l'anno scorso, che già l'anno scorso facevo una fatica tremenda a metterla, è questa di Caudalie Protezione 30. Io quest'anno ho visto che l'hanno rifatta, cioè hanno fatto solamente la versione 50 con alcuni ingredienti in meno, quelli per l'ambiente, eccetera. Ce l'ho, quella nuova che hanno fatto, perché era il regalo insieme al siero antimacchia,
e devo dire che veramente è ottima, molto, una texture molto impalpabile, lascia la pelle non che trasuda, non è presente, quindi una crema veramente degna di nota e protettiva sicuramente. Questa invece era una crema pesantissima, untissima, mi faceva sudare tantissimo il viso, io questa è stato uno strazio utilizzarla l'anno scorso, ma proprio uno strazio. Invece questa della Sundance Protezione 50, sempre per l'anno, dell'anno scorso, era per Celeste, una crema ottima, costo pochissimo, protezione ideale. Questa era per raggi UVA, UVB, infrarossi e raggi A pesanti. Questa appunto era per pelli sensibili, ha protetto benissimo la pelle e con un costo irrisorio. Peccato che quest'anno non lo so se riuscirò ad andare a fare un salto al DEM prima di partire per le vacanze, ma comunque quella di Garnier ha funzionato benissimo e quindi proseguiremo con quella. Allora, bagno doccia aloe vera fermentata, questa era dell'ultima linea dell'erboristica di Atenas che era uscita. Devo dire che non è un prodotto che mi fa impazzire. La profumazione no, non mi piace, ha un costo anche abbastanza elevato, questo era il 98% di ingredienti, 300 ml, no, non mi piace. Vi dico, ultimamente faccio una fatica, ragazzi, a farmi piacere i prodotti che, non lo so, sto cambiando tutta, boh. Anche le cose per il viso, non lo so, non ho più le stesse esigenze, ovviamente, quest'anno ne faccio 39, quindi le esigenze per forza sono cambiate. Allora, questa... l'avevo comprata su Privalia, di Natura Siberica, Blueberry Siberica, era il Cream to Foam Face Cleanser, quindi era praticamente questa cremina che si trasformava in una specie di mousse, questa era al mirtillo, profumazione mirtillosa con una punta di muffa, cioè è la sua profumazione in realtà. Però io ci sento la muffa sotto, ma non è che sia andato male il prodotto, è proprio la sua profumazione questa. Però era un prodottino che mi è piaciuto molto, cosa che invece non mi è piaciuta, vediamo se ce l'ho. Ovviamente è perso, vabbè, insomma c'era anche il suo... Ah no, eh sì, eccolo qua. C'era anche il suo tonico abbinato, adesso tonico lo darò, vediamo, a mia mamma o cose, l'ho anche utilizzato, però veramente è molto pesante, troppo pesante per i miei gusti, mi fa la schiumetta sul viso, infatti vedete che fa molta schiuma, mi faceva la schiumetta sul viso, risultava molto molto pesante, è vero che c'è scritto Moisturizing Face Moist Toner, quindi era idratante e quindi no, non mi è piaciuto il tonico, il detergente invece sì. Poi terminata questo sapone, qui sarebbe mani e corpo, di dell'Occitane Ultra Rich Wash. Allora, avevo comprato questo. Allora, l'Occitane ha dei prezzi assurdi, perché questo prodotto qui, che sono mezzo litro di sapone per le mani alla fine, costava 20 euro, un prezzo esorbitante. Io mi ero lanciata nell'acquisto perché era più conveniente comprare questa versione rispetto alla versione più piccola e quindi va bene, però mi è piaciuto tantissimo in realtà, quindi adesso vorrei andare all'outlet la prossima volta che ci vado, perché vorrei provare anche tutti quei prodotti che hanno per i piedi. Al burro di karité hanno il doccia schiuma, che è buonissimo anche quello, è un prodotto ottimo e penso che sia il loro prodotto di punta in realtà, appunto quello con il burro di karité. Costa tantissimo, costa troppo, troppo, però è buono. Un profumo che è il tipico loro, di burro di karité, fantastico. Poi, finita questa crema smart di Madara, questa era l'antifatica per pelli normali e miste. Allora, non credo che sia assolutamente per pelli normali o miste questa, credo anzi che sia una crema per pelli mediamente secche anche. Mi è piaciuta molto, devo dire la verità, diciamo che anche qui ha un prezzo abbastanza elevato per me. Questo aveva dentro C più E, la vitamina C più E,
Questa era energizzante, idrata e protegge. Vi ripeto, io non sto cambiando tantissimo esigenze. Poi, bocciatissima, un po' di vento, bocciatissima questa Face, Eyes and Neck Mousse. Questo era un prodotto un po' particolare. Questa era nel calendario dell'avvento di Holland & Barrett 2 anni fa. Era una crema in mousse così. Come potete vedere, sembra appunto una mousse. Ovviamente non vedrete mai questa consistenza in mousse, forse la vedrete. Era molto 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 presente sul viso. Credo che all'interno avesse anche degli oli perché io me la sentivo molto pesante sul viso. È della marca Killig, questa marca qui. Aveva dentro larga spirulina, Biocalab spirulina, no, bocciata. Poi, questo qui era di Lab Care, il Filler Lip Extra Volume Labbra. Mi è piaciuto tantissimo. Ora, l'effetto rimpolpante, insomma, purtroppo queste sono le mie labbra e queste rimangono. Qui dice rimpolpante, idratante, protettivo, anti-age. Sicuramente è un validissimo balsamo che è riuscito a soddisfare le mie esigenze notturne. Perché io, finché è giorno, posso ancora accontentarmi, ma di notte ho la necessità atroce di trovare qualcosa di molto, molto, molto consistente. Quindi, questo è riuscito nel suo intento. Filler Lip di Lab Care. Aveva degli ingredienti tutto sommato buoni, non aveva dentro dimeticoni, paraffine varie, eccetera, quindi un prodotto molto molto valido, che è durato anche tanto e non ha un costo elevato. Poi, terminata finalmentissima questa acqua micellare di Detox Skin Food che si trova su Amazon. La linea appunto è Key Ingredients, come quella che vendono da Sephora a dei prezzi decisamente più elevati. Questa era sul verdino, non si vede più, ma insomma era sul verdino. Non mi piaceva perché secondo me mi andava un attimo a disidratare la pelle quando l'utilizzavo, anche un pochino a bruciarla. Io l'utilizzo l'acqua micellare ormai quasi sempre la mattina, cioè l'acqua micellare ormai io non l'utilizzo più se non qualche volta alla mattina. Mi irritava la pelle, me la lasciava molto secca, quindi direi assolutamente di no. Mi è durata una marea di tempo, quindi niente. Allora, ecco cos'è che aveva spanto, Maria Santa. Accidenti. Questa è Celeste che mi ha distrutto. Vabbè, allora, bocciatissimo, ve lo farò vedere nel video dei prodotti bocciati. Questo tonico della Q Plus A alla niacinamide che si trova al DM. È sbarcato questo nuovo marchio. Io ho comprato questo che era il tonico, ho comprato il gel detergente, l'acido ialuronico e ho anche un siero da utilizzare. Il gel detergente mi sta piacendo abbastanza, nulla di eclatante, un gel molto corposo, insomma, niente di che. Questo mi ha fatto letteralmente impazzire la pelle, cioè io l'ho utilizzato, mi sono riempita completamente di bollicine sul viso. Ho detto forse cioè, io ho capito che magari può essere che il periodo di transizione sia prima passi per buttare fuori tutto lo sporco che hai e poi la pelle ti si normalizza, però io ho scoperto che io ho detto mi lancio sulla niacinamide perché è l'ingrediente del secolo, del momento, quindi adesso appunto tutti si lanciano con la niacinamide, ma per me mi ha letteralmente bruciato la pelle, quindi questo non lo utilizzo. L'ho utilizzato per un po' di giorni, ho aspettato che l'effetto si normalizzasse, no, peggiorava, quindi addio. Poi, ah, ecco, ho terminato questo transparent. Cioè, allora, della Transparent Lab che si trova quando ci sono le vendite private su Niche Beauty Lab, Nike Beauty Lab, non so come si legga. Avevo comprato questo lip treatment per la notte, soft and smooth, 3%
HA e 0,5 di ceramidi. Era una crema bianca. Io ne facevo uno strato bello abbondante, ma sinceramente non mi faceva nulla. Cioè, alla mattina questa crema intanto mi faceva tutto un saporaccio in bocca. Sapete quando migra verso l'interno, quindi vi sentite l'odore, il profumo e la consistenza delle creme nella bocca? Questo assolutamente no. Per fortuna l'avevo pagato 2,99 euro perché proprio non mi piace più. Poi, terminato della linea Vinergetic C più di Caudalie, Francesco mi aveva regalato il kit, diciamo, dove c'era il siero, c'era il contorno occhi e poi c'era, mi pare, la mousse. Ok, allora, il contorno occhi completamente, secondo me, inesistente. Quindi metterlo o non metterlo per me era la stessa cosa, non illuminava, non idratava, non rendeva più morbida la pelle, non toglieva le occhiaie, quindi questo bocciato. Questo è un siero che io stranamente ho finito nel giro di pochissimo, era una cremina bianca, io l'ho finito veramente nel giro di poco tempo, cosa che non è da me perché io ci metto sempre tantissimo a finire, vedete, era una cremina bianca. Anche questo prodotto era completamente inutile. Non chiedetemi perché, qui dice mattina e sera antifatica, vitamina C. Non ha avuto assolutamente la stessa resa che ha quando mettevo dei sieri alla vitamina C. Quindi per me è stato assolutamente un prezzo inutile, un prodotto inutile, ecco, metterlo o non metterlo è stata la stessa cosa. Poi, terminato questo mini prodottino di René Furterer, Tonucia Natural Filler, senza risciacquo, era praticamente un siero concentrato di giovinezza, si andava a mettere una volta che vi siete lavati i capelli, qua all'interno, si massaggiava un pochino. Cosa dice qua? Per capelli fini e affaticati, secondo me mi faceva anche del prurito. Di questa marca non si sente parlare mai nessuno e si chiamano dei prodotti abbastanza costosi che si trovano facilmente in farmacia, quindi è abbastanza utilizzato, credo, però non sento parlare nessuno. Per il momento io ho utilizzato questo, sto utilizzando ancora la crema per arricciare i capelli, che invece è molto buona. Uno shampoo, cioè ha dei prodotti che sono buoni, hanno dei prezzi che alcune cose costano un'esagerazione, altre costano un po' meno. Comunque questo, boh, siero di giovinezza, non lo so. Francesco ha finito di Nature's il Beauty Nectar, il siero rinnovatore, quello all'uva, al vino Chianti e acqua d'uva. Insomma, non so se si è cambiato qualcosa, non è cambiato granché, sinceramente. Se solo fosse anche un pochino più costante nell'applicarlo, adesso hanno fatto la versione nuova, quindi non so se hanno cambiato anche la formulazione, però il flaconcino è diverso, è più bombato, mi pare, e hanno aggiunto, credo, anche uno o due prodotti. Comunque, insomma, questo ho utilizzato perché c'era scritto vino Chianti. La profumazione non mi fa impazzire perché è la classica profumazione di quando dicono che è al vino, che mettono sempre quel dolcino tipo uva fragola, che vabbè, non c'entra niente col vino in realtà. Allora, una delusione è il detergente in stick di St. Ives. St. Ives è la stessa marca che faceva gli scrub alla bicocca, che si trovavano solamente in America, tutte pazze quando andavano in America a comprare quello alla bicocca. Bene, la scorsa estate ho trovato a Ortisei questo detergente in stick, che era la novità, costava 7 euro, quindi parecchio, ed era praticamente in stick così, perché adesso va tantissimo questo discorso dei prodotti in stick solidi, queste cose qua. Allora, come potete vedere già voi, è un prodotto molto scioglievole. Io lo tenevo sotto la doccia e per fortuna, perché praticamente se voi vi fate così quando avete la pelle umida, praticamente questo prodotto si scioglie nel momento in cui lo mettete e quindi comincia a spiacellarsi tutto. Allora, come l'ho consumato alla fine, lo aprivo e prendevo così come se fosse un gel detergente un po' più solido, perché altrimenti spalmato così diventava una specie di, cioè si spiaccicava sul viso, quindi se ne sprecava anche tanto, costa tanto.
Questo era perché era illuminante, detergente quotidiano ad azione illuminante con albicocca e mele di Manuka. Sinceramente, io con i prodotti in stick, con questo prodotto, ho esaurito la mia curiosità. Poi, Avril sapone a freddo per il corpo, questo era nella profumazione rinvigorente, era una profumazione insomma sì, rinvigorente. Allora, due cose da dire su questi prodotti. Questo è sicuramente durato di meno rispetto ad un flacone di doccia gel. Probabilmente era questo che aveva una consistenza un po' più scioglievole, per cui l'ho utilizzato molto più velocemente rispetto ad un doccia schiuma di questo genere. Questo lo utilizzavamo in due, ci abbiamo messo milioni di anni, questo lo utilizzavo da sola e praticamente l'ho finito in pochissimo. Il profumo era praticamente inesistente, alla fine non rimaneva sulla pelle, ma ho riscoperto, io mi lavavo da piccola con il sapone. E ho riscoperto la stessa sensazione che avevo quando mi lavavo col sapone, cioè di una pelle profondamente pulita. Con i gel detergenti di adesso io trovo che sono talmente delicati che la pelle non viene pulita. Io mi lavo una volta al giorno, mi spruzzo un profumo, ma neanche in maniera abbondante alla mattina, quindi la sera ormai il profumo se ne va, però scusate, però io trovo che l'unica cosa che riesce a pulirmi a fondo la pelle sia il sapone. Quindi, nonostante io non ami particolarmente i prodotti solidi, mi rendo conto che lasciano una sensazione di pulito maggiore rispetto ai gel doccia. Ho terminato qualche mascherina. La maschera per i piedi di Balea, questa l'ho utilizzata la sera abbastanza. Ma niente di particolare. Ho utilizzato la maschera viso Epigenetic Lift di Bioheart. Assolutamente no, mi ha pizzicato la faccia, me l'ha fatta arrossare, quindi niente di niente. Quelle erano le cellule staminali, ma niente. Giada Patch Occhi numero 3, questa era per effetto rimpolpante e liftante, effetto non pervenuto. Maschera per le labbra di Balea, questa con i fiori, insomma con estratto di ibisco, acqua marina e acido ialuronico, effetto non pervenuto. Vi ho detto, io non so più trovare nulla che vada bene per me. Francesco ha terminato il doccia schiuma della Saints. Questo era alle microalghe e alla betulla. Sì, gli è piaciuto, non lasciava la profumazione sulla pelle, cioè, l'ha anche utilizzato in una marea di tempo perché, vabbè. Poi, terminato questo di Drunk Elephants, si firma dei serum Firm and Brightening al 15% di acido ascorbico, quindi al 15% di vitamina C. Era un campioncino piccolo, questi prodotti costano un occhio della testa, 60, 70, 80 euro. Non so dirvi se abbia funzionato, sicuramente insomma era piacevole da utilizzare, quindi dovrei provare la versione più grande, però insomma era piacevole. Di Balea ho utilizzato questa Wonderful Repair, questa ampolla sulla serie di quelli di Pantene. Questa era per capelli molto secchi, spezzati, un qualcosa di strepitoso, mi aspettavo di niente, cioè niente, il nulla cosmico sui miei capelli ridotti. Bah. Poi lo stesso, questa mascherina per i capelli alla Bacche d'Asai. Una maschera come un balsamo praticamente. Poi, sempre comprato con i saldi privati da Niche Beauty Lab, Nike Beauty Lab, eccetera. Questo Iceland Lip, no, questo non l'ho comprato là. Questo l'ha comprato Francesco, me l'ha regalato per un Natale da una mia wishlist. Mi piaceva l'idea che fosse rinfrescante, perché qui c'era scritto che era rinfrescante, della marca Pharmaskin.
Io l'ho terminato tutto, ma questo prodotto non mi è piaciuto. Aveva la consistenza che sembrava uno yogurt molto 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 scivoloso. Questo virava tantissimo all'interno della bocca, mi lasciava questa sensazione di cattivo in bocca perché proprio il prodotto andava a finire dentro. Pessimo, pessimo, pessimo. E come effetto, diciamo, lipere per, direi di no. Questa invece mi è piaciuta tantissimo, tantissimo, è una crema della Elan, della linea Cuor di Petali. Sapete che aveva fatto quella linea alla rosa nelle tre declinazioni, io avevo preso l'iconica. Questa è effettivamente, allora io odio la rosa, la odio profondamente come profumazione, ma questa non profuma la rosa. Cioè, profuma la rosa. Ma alla fine il, diciamo, come si dice, il profumo finale è il profumo della crema Nivea. Io ero partita dal fatto che volevo il profumino perché era un profumino che sa proprio di crema Nivea. Se volete un profumo simile, prendete il profumo della linea iconica di Elan. Sa veramente di crema Nivea. Quindi alla fine questa si sente che c'è la rosa, ma alla fine sa di avere, sembra di avere la crema Nivea con un inci migliore. Qui dice profumata fondente luminosa, ecco luminosa no. Qui dentro ha l'olio lito di petali di rose antiche, malva e melagrana, olio e burro di mandorle dolci, olio di lino e vitamina E. È veramente una crema molto buona, leggera, non aspettatevi grandi idratazioni. Fa molta scia bianca, per quello ne basta veramente poca, però vi lascia abbastanza profumata la pelle. Vi lascia la pelle per un'oretta, toh, anche meno profumata. Però veramente sa di crema Nivea, ve la consiglio, il profumino è uguale alla crema Nivea. Poi, questo era l'Elisir Botanique in regalo con un giornale completamente bocciato, un prodotto molto pesante sul viso, vi lascia questa piastra in gel che io odio. Era il siero quotidiano fortificante anti-pollution. 99% di ingredienti naturali, sarà anche vero, però è un prodotto dentro, aveva tutti questi microgranulini, cioè no, non sono microgranuli, sono delle particelle, insomma, non lo so, però è veramente molto troppo presente sul viso, troppo troppo asfissiante, quindi lo butto via. Avevo comprato l'olio di Florena, quello per le labbra, avevo letto delle recensioni fantastiche, questo è un olio che finalmente ha messo pace alle mie labbra, me le idrata, me le nutre, me le illumina, eccetera. Un disastro. Questo prodotto è un olio a tutti gli effetti, io so che gli oli non vanno d'accordo con la mia pelle, allora la profumazione sa di olio anche un po' rancido, praticamente. Vedete che qua anche i petali dentro infusi. Questo ha la capacità di rendermi le labbra 3 volte più secche rispetto a prima che le metta, che lo metta. Quindi per me è un bocciato tremendo. Cioè, veramente io lo metto e dopo 5 minuti le labbra sono, è come se fossero inaridite ma unte. Cioè, un disastro. No, 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 no. Poi, vediamo, ce n'è ancora un attimino, ma prometto che vado veloce. Ho finito una candela, aiuto, della Woodwick. Questa era Seaside Mimosa. Questa me l'aveva regalata Francesco. Io amo queste candele, nel senso che sono quelle che quando bruciano, scricchiolano, facendo l'effetto del fuoco. L'effetto si sente, eh? Cioè, se voi avete questa vicino alla televisione mentre la guardate, vi dà anche fastidio. Perché sentite sto rumorino qui. La profumazione me l'ha regalata Francesco. Allora, di mimosa non sa praticamente niente, quindi non prendete la stessa se volete profumi alla mimosa, cioè, però guardate, non costano poco queste candele, però vedete che è consumata perché non si brucia più. Cioè, però guardate quanto prodotto c'è qua sotto. Ecco, quindi quello lì. Poi ho terminato, non vi faccio mai vedere prodotti per la casa. Questo sapone di Marsiglia della Almacabio, adesso ha veramente una marea di prodotti questo marchio. Sono prodotti bio, vegani, certificati. Questa è dell'Alto Adige, questa impresa.
testato per nickel, cromo, cadmio, piombo, eccetera. Ecco, è biocompatibile, 25 lavaggi, io ne ho fatti sicuramente di più rispetto a 25 perché ne metto sempre pochissimo di prodotto. Comunque questo lo utilizzavo quando facevo i lavaggi delle cose intime, delle cose, insomma, io non è che faccia grandi separazioni, quindi cose intime, cose di celeste, butto tutto insieme e lavo con questo, non mi è dispiaciuto. Il profumo di Marsiglia è buonissimo da qui, ma in realtà non lo lascia sui sui vestiti. Comunque, insomma, non mi è dispiaciuto, però costicchia, perché sappiate che viene intorno ai 5-6 euro questo detersivo, e chi fa delle lavatrici con tanto detersivo non vi durerà niente, quindi non vale la pena. Poi, finito questa crema di Caudalie Vino Source, fluido mattificante idratante, pelli miste e secche, adesso secondo me la Vino Source è stata riformulata, perché Caudalie sta rifacendo un pochino tutte le sue linee. Adesso ha rifatto per ultimo i doccia schiuma e le acque profumate. Ne ho prese due di acque profumate, cioè una è una presa in giro secondo me, perché non posso pagare 25 euro per l'acqua fresca, cioè mi dispiace, può avere anche le profumazioni più buone del mondo, ma se io la metto e non sa da niente, purtroppo, cioè, mi stai prendendo in giro letteralmente. Comunque, non mi era dispiaciuta, queste sono 40 ml, una cremina molto leggera, molto delicata, buona insomma. Poi, ah sì, ho utilizzato questa Minitalia di Bare Minerals della Skin Longevity Vital Power Infusion. Questa mi è piaciuta tantissimo. Questa era con Long Life Herb, California Poppy e qualcosa di allo zenzero. Comunque mi è piaciuta, io sono tutta lucida, anche se, vabbè, sembro sudata in gronda, però non è vero. Mi è piaciuto moltissimo questo campioncino. I prodotti di Bare Minerals costano parecchio come prodotti. Adesso su QVC non li vedo più. Una volta li facevano i prodotti, ma adesso non lo vedo neanche più come marchio, in effetti. Boh, QVC ultimamente sta togliendo tantissimi prodotti di bellezza, sta facendo praticamente tutto, cucina e vestiti. Vabbè, poi, oddio, questo non ve l'avevo fatto vedere ancora. Questo era Low pH Good Morning Gel Cleanser della Kors X, questa cosa qui. Allora, ragazzi, questo dentro aveva praticamente, penso, il tea tree. Devo aver visto che dentro aveva il tea tree. In ogni caso, l'avevo utilizzato, l'avevo portato via al mare l'anno scorso. Questo l'ho utilizzato, mi andava a seccare gli occhi. Io non ho mai trovato un prodotto che mi seccasse gli occhi all'interno dell'occhio. Cioè, io posso utilizzare un gel detergente evitando gli occhi? Perché il gel detergente va anche qua. Io non me lo andavo a mettere qua, però non posso stare così attenta, perché dopo sciacquando, insomma, questo mi lasciava gli occhi completamente secchi, rossi, che bruciava, cioè una cosa pazzesca, cioè proprio una croce sopra che è veramente tremendo. Poi, questo era un prodotto di Palpe de Vie, l'avevo utilizzato ancora nel giusto PAO, però poi l'avevo dimenticato lì. Questo era ancora un prodotto col calendario dell'avvento di Nuvole Blue Shop, che tutti osannano, ma io, quando avevo preso il calendario dell'avvento, avevo espresso la mia opinione a riguardo, ma tutti osannano quel sito. Io con quell'esperienza, diciamo, cerco di evitare di comprare da lì. Erano già in scadenza quando mi era arrivato, non dico altro. Questo ho comprato a metà prezzo in una farmacia. Questo praticamente non aveva la data di scadenza, questo costava 6,90 euro e quindi costava alla metà prezzo. Allora, io capisco che quando una farmacia o un negozio non vuole più tenere un certo marchio, o comunque decide di mettere in offerta dei prodotti, non li può mettere già scaduti, dicendo vabbè, dai, al massimo guadagniamo il 50% sul prezzo che avevamo. Perché io questo, quando l'ho aperto, l'ho comprato, l'ho aperto subito, praticamente era un prodotto completamente irrancidito già, quindi una puzza pazzesca, solo che completamente irrancidito, solamente che siccome la farmacia non era di qua, quindi non potevo tornare a restituirlo,
Cioè, ma non si fa. Cioè, è inutile che tu metti un prodotto scaduto al 50% sperando che qualcuno te lo compri e dici, vabbè, al massimo ho perso il cliente, chi se ne frega. Cioè, è veramente una delusione cocente. Cioè, questo mi era anche piaciuto, però mi sarebbe piaciuto anche questo, a dire la verità, ma, cioè, scusa, ma come si fa? Poi, finito questo sapone delicato mani e viso della Bimbo Care, allora, della Biolis, io sono convinta che le mani dei bambini sono 3 volte più sporche delle nostre, quindi il detergente per mani, per viso non deve essere così leggero che non pulisce niente. Secondo me i detergenti per bambini devono essere il doppio pulenti rispetto a quello degli adulti, perché se un bambino va a picchignare dappertutto, fuori, dentro, in casa, infila le mani dove non deve, eccetera, deve avere un prodotto che pulisce anche nelle pieghe delle cicciotte. Quindi era talmente delicato che poi alla fine l'ho utilizzato così come bagno. La profumazione era anche dolce, sì, non è male, però per le mani era tanto, tanto, tanto delicato. Questo si trova appunto da Tingotama, ma è così. Bene, allora io con questo sì, ho finito il mio video dei prodotti terminati. Fatemi sapere un pochino la vostra idea. Intanto vi auguro una buona estate. Un inizio di estate, anche se fa caldo, non lamentiamoci perché l'abbiamo aspettata tanto quest'estate e godiamoci quello che ci dà. E vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!